per lo stesso motivo. L'iniziativa del guardasigilli è arrivata dopo le clamorose proteste della famiglia di Alessandro Polizzi, che prima aveva scritto una lettera allo stesso ministro. La Cassazione ha liberato un assassino. Mi sento tradita dalla giustizia, dallo Stato. Bonafede ha mandato un ispettore che dovrebbe mandarli anche per un'altra denuncia pendente contro la Cassazione per irregolarità sui ricorsi. Una vergogna. Umiliato da tre pestaggi nati attorno alla relazione con Giulia Tosti, che dopo Valerio era diventata la ragazza di Alessandro. La Cassazione avrebbe dovuto fissare l'udienza per rendere definitiva la sentenza di condanna entro il 10 gennaio, pena la scadenza dei termini di custodia, ma non lo ha fatto, pare per la mancata trasmissione degli atti da Firenze a Roma, cosa che ora vogliono chiarire gli ispettori ministeriali. Dovrebbero chiarire anche altre irregolarità sui ricorsi in Cassazione. Una vergogna. Votiamo no alle decisioni dei parlamentari per far sì che ci siano nuovi controlli sulle identità anche della Cassazione. Una vergogna. Votiamo no al colpo di Stato di Maio Bonafede, Salvini, Renzi e Gentiloni.